Quarto risultato utile per il Chieti, che fa 0-0 contro un Olimpia Agnonese che dal canto proprio dà invece continuità al pareggio arrivato contro il Cattolica San Marino. Non c'è Mauro Marinelli a guidare in panchina i molisani. Il tecnico infatti accusa un malore prima della gara e si reca in ospedale. Le sue condizioni però, a quanto comunicato, sono buone. Grandoni conferma il 3-5-2 consueto, con Bruni accanto a Traini in attacco per sostituire l'acciaccato Bruschi. Anche l'Agnonese conferma le consuete vesti del 4-3-3, con il tridente Minacori, Acosta e Perkovic. È un Chieti che si fa preferire in termini di occasioni nel corso del primo tempo, con Traini che serve Marzola al 12esimo. Il centrocampista neroverde fa partire un mancino a giro che si spegne di un soffio fuori. La risposta dei molisani, ultimo in classifica, arriva al 22esimo, quando Acosta ci prova con un destro che Camerlengo mette in calcio d'angolo. Al 25esimo contatto in area con protagonista Traini, che accenna la protesta, ma il direttore di gara lascia proseguire. 3 minuti più tardi, altra opportunità per il Chieti, con Fantauzzi che serve per la testa di Traini. L'attaccante da fermo gira verso la porta, ma non trova lo specchio. Al 37esimo Acosta si invola verso Camerlengo dopo un contatto con Venneri, ma la difesa del Chieti è brava a sporcare il tiro dell'attaccante argentino. Prima di rientrare negli spogliatoi, Marzola riesce a trovarsi davanti alla porta, ma Meiri ci mette una pezza per evitare il vantaggio neroverde. Ad inizio ripresa protagonisti due numeri 7. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo al quinto, Perkovic fa partire un tiro che Camerlengo è pronto a respingere. 2 minuti dopo, Milizia gira in bello stile in area e non trova di pochissimo la porta. La gara offre poi poco in termini di occasioni. L'Agnonese la mette sull'aggressività ed il Chieti risponde dal punto di vista fisico, tralasciando però la manovra. Il match torna ad accendersi nel finale. Paneccasio, al 40esimo, mette in mezzo per Traini, la cui girata di prima intenzione si spegne fuori. 5 minuti più tardi, clamorosa palla gol per l'Agnonese. Al termine di un batti e ribatti in area, Brugaletta salva sulla linea di porta il tentativo di Conè. Prima della fine ci prova anche Acosta, con tiro che finisce sul fondo. Termina dunque con un pari che dà continuità ad entrambe le formazioni. Per il Chieti domenica prossima c'è la trasferta a Matelica, mentre i molisani ospiteranno il Real Giulianova. Visto la classifica, diceva che sarebbe stato un compito facile, non è mai così come il calcio, come spesso ha dimostrato. Una gara dura anche dal punto di vista fisico, un buon punto per voi. Sì, la classifica lo diceva, ma non ci sono solamente partite facili prima di averle giocate. Partita che ci aspettavamo rognosa contro una squadra solamente ben allenata, anzi ci tengo e approfitto per salutare il mio collega che oggi ha avuto un problema di salute, quindi gli mando un abbraccio anche se non lo conosco personalmente. Squadra solamente dura da affrontare, l'avevo vista anche in settimana guardando le loro partite giocate precedentemente, oggi l'hanno confermato, noi siamo contenti e ci prendiamo questo punto ben contenti. E 4 risultato utile consecutivo, comunque siete e rimanete una delle sorprese positive di questo campionato. Ma sì, ma risultati fanno sì che poi si possa ricominciare la settimana con entusiasmo e con fiducia. Noi siamo contenti perché alla fine poi il nostro lavoro si basa specialmente, il mio soprattutto, sui risultati. C'è una buona armonia, c'è tanto da lavorare, ma questo lo sappiamo. Adesso da martedì appunto si ricomincia a preparare la prossima gara con l'entusiasmo che abbiamo avuto fino ad oggi e per adesso va bene così. Mister, avete sofferto nel primo tempo, meglio nella ripresa e sul finale avete anche rischiato di vincerla questa partita. Sì, assolutamente sì, abbiamo rischiato anche sull'ultimo calcio d'angolo di perderla. Permettimi di fare un grande in bocca al lupo al nostro mister Mauro Marinelli, che purtroppo stamattina ha avuto un malore, e quindi questo punto e questa grande prestazione va dedicata soprattutto a lui e gli facciamo un grande in bocca al lupo. La partita sapevamo era questa, nel senso che il Chieti ha 7 punti non a caso, è una squadra ostica, maschia su questo campo con questa tifoseria che non ha nulla a che vedere con la Serie D, però la squadra ha fatto una grande prestazione secondo me, il secondo tempo ancora meglio del primo, abbiamo creato 6-7 occasioni da gol, quindi peccato per non aver vinto una partita che meritavamo. È un punto che vi dà qualcosina di certezze in più, che dà un pochino di continuità insomma nel vostro percorso? Assolutamente sì, anche se le dico la verità, in 4 partite abbiamo creato più occasioni che magari in 10 partite, però un po' la sfortuna, un po' l'imprecisione dei nostri avanti, diciamo che ci manca qualche punto.
punticino, però sono convinto che a fine stagione i conti ritorneranno.